Ragazzi, oggi andremo a fare qualcosa che mi avete richiesto in un miliardo di persone. Cioè, tutto il video che ho fatto nel quale ho giocato con i colori invertiti su BO4, in tantissimi mi avete proposto di fare nascondino con i colori invertiti. E sì, è un'idea veramente fuori di testa. Infatti a quelli che mi hanno proposto, ad alcuni li ho scritto geniale, perché è un'idea geniale. Perché di fatto non si vede nulla con i colori invertiti. Quindi immaginate giocare a nascondino, quindi con la gente nascosta, immobile, con i colori invertiti. Proveremo, vedremo cosa succederà. Proponetemi qua sotto altre sfide di questo tipo, minigiochi strani, cose così da provare. E niente, vediamo cosa accadrà. Allora, raga, io ho abilito i colori invertiti. Avrete esattamente 2 o 3 minuti. Adesso non mi ricordo quanto tempo ho messo in partita. Ad ogni modo avrete sino ai 10 minuti. Ripeto, non mi ricordo se dura 12 o 13 minuti. Avrete sino ai 10 minuti per nascondervi, dopodiché immobili, chiaro raga? Paralizzati, completamente immobili. Claro? Ok. Ok, bene. Quando vi trovo, niente, vi killo e siete eliminati. Non siamo su blackout, quindi è un nascondino, diciamo, normale questo qua. Potrete usare anche i rampini, se volete. Potete arrampicarvi in punti, eccetera, eccetera. Ve lo concedo. Ok, avete esattamente 2 minuti. Io intanto levo la mira assistita. Mira assistita tolta. Ok. Chi è quello che mi sta... Chi è che mi sta trollando, raga? Chi è che ha la torcia? Chi è che si è messo la torcia che mi fa la luce nera in faccia? Che pezzo di merda. Ho visto tutto nero, non capivo. Cioè, che ci sono i colori invertiti, raga. Ho visto buio totale. Ho detto, che cazzo è? Comunque, secondo me non trovo nessuno. Cioè, trovo pochissima gente, vi giuro. Perché, cioè, non si vede letteralmente un cazzo così. Metto anche nome abbreviato. Raga, 27 secondi. 10, 9, 8, 7, 6. Non puoi fermare il tempo, mi dispiace. 4, 3, 2. Una e via. C'è uno che corre. Fermo, fermo. Ti sei mosso. Chi è questo qua, raga? Raga, chi è questo che continua a muoversi? Andre, ma che fai? Ma capito, ma c'è più che farti uccidere, mettiti in un punto a caso, cioè. Vabbè. Raga, ve lo giuro che è una cosa incredibile. Comunque mi hanno spiegato sto il questo è un tipo, sì. Cioè, è incredibile, raga. Sembrate dei fantasmi, non sto scherzando, cioè. Mi hanno spiegato tipo che quando metti i colori invertiti ti sballa i colori. Cioè non è soltanto una questione di colori invertiti, che alcuni sono più forti, non lo so. Che effettivamente alcune cose non si vedono, cioè. Vabbè. Vediamo un pochettino se riesco. Tutto finito. Questo l'ho visto per la barra della vita, lo ammetto, solo per quello. Quanti siamo? Stimolo, dici? Ma siete vivi in... boh, non lo so. Io giro a caso, vedo se riesco a beccare qualcuno a caso. Oh raga, non ridete però. Ma sono persone queste qua. Vi giuro, i fiori mi sembravano persone, raga, non sto scherzando. Da quanto è strana questa roba dei colori. Questo? Questo è un fiore. Ok, 8, perfetto. No, ve lo giuro, cioè si fa un sacco di confusione tra persone e cose, perché non si capisce. È un nemico questo? Oh sì. No vabbè. No vabbè. No, comunque si capisce che fai confusione, perché ne hai tipo saltati 5, gli sei passato davanti. Raga, ne ho saltati 5 veramente. Ma stai scherzando? Sì. Vabbè, torniamo nel punto di prima. Grazie Andre per avermelo detto. Sempre sul pezzo, Andre. Grande Andre. Sei un genio comunque. Ciao fottuto. Nella casa blu. Guarda questo qua, l'ho visto solo perché si è mosso. Comunque nei 2 minuti iniziali c'era Andre nell'acqua, tutto accovacciato in un angolino. Io non voglio sapere sta veramente cagando come questo solito fare. Ma qua dentro, ma non è che c'è qualcuno, io non lo vedo. Vabbè, non può essere. Torno nell'acqua a vedere se c'è qualche stronzo che galleggia. Quanti rimangono, raga? Sei, sì. Qua è tutto vuoto, non so. Cioè sembra vuoto in realtà, ma non saprei, è tutto così ambiguo con questi colori di merda. Con questi colori vi potete mettere in punti proprio bruttissimi, perché tanto non vi vedo, nel senso devo avvicinarmi e guardarvi da vicino per potervi notare. Infatti a saperlo, minchia. A saperlo non saresti fatto trovare a correre. Esattamente. Qua c'è qualcuno, boh. The fuck. Rimangono 6 quindi. Sempre sei. Questa è una persona, non è un barile. Bene. Oh, ma porca puttana, ma dove cazzo? Qua ci si può infilare? No. Ma tu stai guardando me, Andre? Sì. Ok, ecco perché prima hai detto che li ho missati.
Qua magari ho missato qualcuno. È delirante questa cosa. Dotazione speciale 54i. È delirio puro. Sta impazzendo Leo in questo momento. Sì, infatti. Raga, ma perché devo guardare attentamente ogni singola cosa? Perché non si capisce se sono persone, oggetti. Questo è un cadavere. Quello sono io. 5 minuti e 30 e... Non c'è un cristiano. Boh. Minchia, mi sta girando i coglioni. Non vedo una sega. Non vedo nulla. Cioè, devo camminare sui punti e guardare. Appiccicarmi ai punti per vedere la gente. Ah, ma mi ridete perché è vero. Voi vedete normalmente. Bastardi. Ah, ma questo qua. Cioè, quest'angolo. Raga. Quest'angolo qua nella mia visuale è bianco. Cioè, era tutto bianco. Cioè, non si vedeva nulla. Provate a mettere voi i colori invertiti. Attivatevele. Guardate anche voi quello che vedo io. Attivatevi e date un'occhiata. Ne mancano 5. Mancano, sì, 5. Mancano anche 4 minuti. E sono pochissimi. Uno minuto. Ne lasci uno dietro. Boh. Ma chissà dove sono messi, cioè, capito? Di questo passo potrebbero essere letteralmente ovunque. Gli sei passato davanti, gli altri tre non so. Silenzio, silenzio. Ma mi auguro che non siate tipo in glitch su alberi, cose del genere, raga. Me lo auguro. Io che sì. No, glitch, niente glitch. Perché, vista la mia situazione di invalidità, se vi mettete pure nei glitch qua... ma la frutta, cazzo. Vabbè, non lo so, cioè... Io ero tentato di cercarli. Poi non mi dire che sono messi qui. Io non ho manco guardato perché ho detto, vabbè, dai, non si metteranno qui. No, raga. No, vabbè, veramente sì. No, vabbè, non ci posso credere. Ok, perfetto. No, ragazzi, io non aspettavo tipo tre là. Questo è un vaso. Cioè, non... mi guardo attorno e vedo cose bianche, tutto bianco. È tutto estremamente bianco. Tranne Andre. Andre è bianchissimo in realtà. E questi sono colori invertiti e luce divina. Ma raga, ma secondo me c'è qualcuno tipo qua sopra in qualche angolino che non ho guardato. Cioè, palese, è impossibile. Ma boh. 2 minuti per Leo. Non li troverò mai, raga. Ve lo giuro, è una cosa incredibile. Ma raga, ma non capite, cioè, è che ci sono angoli che sono bianchi, letteralmente. È tutto monocolore per me questa ricerca. No, ne ho appena... Oddio! No, raga, però, cioè, dovete... Ma raga, oh, ve lo giuro, non si vede, non sto scherzando, cioè, lo vedrete nel video. Non si vede, non sto scherzando. Non si vede, io l'ho guardato lì, raga, non è che sono malato. Non si vede la cosa, è bianco. È bianco. Dopo che ho visto questo qua, ho capito, cioè, non c'è speranza, proprio, è impossibile che io li trovi. Spara tutti gli angoli. È impossibile che io li trovi. 50 secondi, È proprio impossibile. Dopo riavvio la partita e mi fate vedere esattamente i punti dove siete e voglio vedere come si vedono nella mia visuale. Con due non si capisce un cozzo di nulla. Qua tutto bianco. Qua non c'è niente. Nulla. Non lo so se c'è qualcosa in realtà. Non lo so. Non ormai. Ormai vaffanculo. Cioè. No, raga, follia. Follia pura, raga. Ora me li fate vedere tutti uno a uno. Non dite nulla, non ditemelo dove siete. Adesso riniziamo la partita. Io sparo. Quanti ne sono rimasti? Innanzitutto? Tre? Due. Come due? No, erano tre. Mi sa. No, okay. Sì, tre. Ah, okay. Va bene, mori avvio e vi fate vedere i nascondigli. Andate nei punti, quando ci siete sparate, voglio vedere. Ah, minchia, sta stanzina qua, vaffanculo, sono entrato una volta e basta, infatti. Fatti vedere, mettiti. Cos'era questa cosa? No, levati con la torcia, vai via. Effettivamente, raga, non si vede una minchia, però, cioè, qua penso di non essere entrato. Cioè, sono entrato, ho guardato proprio male. Però sì, eri abbastanza bianco. Fai vedere gli altri, sparate. No, vabbè, zio, a te proprio non ti avrei mai trovato. Cioè, ma perché... cioè, anche normalmente, cioè, che cazzo guardi dietro quest'angolo qua? L'altro invece... Vabbè, anche questo qua, stai fermo. Mettiti... Oh, minchia, ma questo con la torcia, porca puttana. Cioè, ho bisogno di capire come si vede, mi fa vedere tutto nero. Dov'è? Vabbè, anche a te non... Cioè, penso di non aver manco guardato, sinceramente. Non penso che c'entri il colore non invertito. Mai. Però l'altro sì. Alla fine, ragazzi, eravate tutti e tre vicini, Tutti e tre vicini eravate. Sì. Porca puttana. Vabbè, comunque, dai. Alla fine è andata come doveva andare, ragazzi. Ho perso. Non mi aspettavo... Non vinco quando vedo normalmente, figuriamoci se non vedo. Vabbè. Cose che capitano, dai.